Eccoci qua, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Luigi Superstar Saga più Scagnozzi di Bowser. Nello scorso video sono stato all'aeroporto di Fagiolandia per accogliere la principessa Peach, e a cui abbiamo fatto semplicemente il giro. E ho sconfitto una pianta piragna gigante e ora ho anche potenziato i martelli e l'Akito mi sta inseguendo. Sinceramente mi dà un enorme fastidio vedere questo Akito che si aggira sopra la mia testa come un avvoltoio. Però devo andare a Viale Sorriso per scortare la principessa Peach proprio attraverso questo... No, Val Sorriso, non Viale Sorriso. Cosa leggo a fare io? Qua sopra cosa c'è di grazia? Lucky tu, perché non fai una bella cosa e ti levi dalle scatole? Oh, guarda un po' quanto sono bravo, eh. Ah, ma qui cosa succede qui? Attenzione. Io da giovane avevo un animo burlone, facevo riempire la bocca d'acqua e gli amici poi facevo il solitico da dietro. Poi li guardavo mentre, non riuscendo a trattenersi da ridere, finivano per sputare tutta l'acqua. Ma mi sembra strano, ma da giovane mi divertivo così, eh. Che bei ricordi. Sì, in effetti da giovani ci divertiamo con le cose più strane. Ah, vabbè, ragazzi, ma che ve lo dico a fare qui, cosa si fa? Che ve lo dico a fare, cosa si fa qui? Qui ci arrivo, così. Sì. Ciao! Congratulazioni! Non sarà stato facile arrivare fin qui, celebriamo questo evento così. Ecco, prendi! Tessera difesa. Gracias, amico! E poi andiamo qui. E ok. E poi di qua per prendere quello. Ne vale la pena? Fagio il ghigno. Va bene. Abbiamo fatto anche qui. Di qua? Niente, bene. Possiamo andare a Val Sorriso per davvero ora. Guarda, mi butto l'Akito così non ti vedo. O ti vedo comunque il meno possibile. Ah, qui non ci vieni? C'è paura? A causa di una frana di rocce non si può passare. Se volete procedere comunque vi serviranno i super martelli. È quello che ho fatto. Oh, allora. Ora lo affronto. E lo devasto. Livello 13. Ma come ti sei permesso? Un misero livello 13. E ha fatto tutto quanto sto casotto per un livello 13. Allora, amico mio, c'è una cosa che devi capire però. Io e il tempismo siamo su due mondi opposti. Ora possiamo proseguire per davvero. Mi equipaggio il martello? Per sicurezza. Senti che musica. Mario, Luigi! Vi ho fatto attendere. Vi ho forse fatto attendere? Vi prego di occuparvi della principessa Peach con la massima cura e attenzione. Torno subito. Bene, Mario, Luigi, andiamo a Totopoli. Tutto contento, Luigi. Ma perché fate andare avanti la principessa? Principessa, faccia attenzione! Forse ho dimenticato di dirvi qualcosa di importante. Ah, sì, ecco! Signor Mario, aspetti, per favore! Aia, appena in tempo! Mario, Luigi! Ma che sta succedendo? Signor Mario, ho dimenticato di dirle una cosa. Quando la principessa scompare dalla sua vista, viene subito rapita. La pregherei di ritrovarla e di non abbandonarla mai più. E poi, nel caso in cui la principessa vada troppo avanti, la richiami. Se le parla, lei tornerà seguendo la stessa strada. Signor Mario, mi raccomando. Ma tanto che è stata rapita, io mi faccio i fatti miei allora, eh. Vabbè, sì, questo un po' così è andato ora. Vabbè.
Sì. Ok. Pietra fortunata. Non credo, ma comunque ci proviamo. Una nave. Che bella. E qui... Ah, qua torniamo alla civiltà, eh. Wow. Ci può andare qua Luigi? Sì. CD musicale. Okay. CD, cassetta. Attenzione piante piragna. I giornali riportano la notizia che questa zona è infestata da feroci piante piragna di campo. Com'è che non ne vedo neanche una? Sarà vero? Mario! Forse di qua intendeva? Però di qua come lo raggiungo? Non posso. Allora, c'è questa nave che mi intriga molto. Oh, yeah! No, così non va. C'è modo di aprirla? No, per il momento non va. Forse da là sopra devo andare. No, non possiamo neanche proprio andarci. Possibile che sia solo Flavor? Probabile, ma... comunque, meglio andare a prendere la principessa? Non lo so. Oh! Ah, si è aperto qua? Wow! Ma sto posto è immenso! Wow, ragazzi! Ci sta quel coso lì sotto che mi tiene la posta. L'ho notato. Ok, questi mi inseguono, quindi. Ci sta. Guarda che ti vedevo comunque, Tato, eh. Quanto sono forti? Livello 20. Insomma. E poi hanno la lancia sulla testa, quindi fanno paura proprio. Non posso saltarli in testa. Andati però, dai, non male. Saliamo entrambi di livello allora. Yeah. Punti vita per Mario e... attacco per Luigi. Wow! Ha premuto X invece che A! Purtroppo quando una persona gioca troppa roba tutta insieme, un po' si confonde. Che è un po' una scusa per dire che faccio schifo a sto gioco, ma comunque, dai. Ma voi direte, ma perché X? Che c'entra X con i martelli, con le cose? Ragazzi, tante cose. Punti non sono male. Ah, devo prendere la botte. A parte che il bello è che una volta ripulita l'aria nessuno ti disturba. Luigi, allora Tato, se io vado dritto tu non puoi cadermi per storto. Capisci che è un grande problema, no? Se cadi per storto. No, fire. Ma per favore. E penso che ci siamo. Bene, normale.
Allora, metto il martello perché ci sono le mummiette che non gli posso saltare in testa. Ah, ma devo arrivare lì proprio. Preso, grande. Ok, ci siamo. Allora, il punto mi sa che devo andare per forza dentro il tubo giallo prima o poi. Non si scampa. Però nel frattempo io me la godo qui. Pommete! Che divertimento contro questi. Oddio, i cactus sniffster! Sniffed cactus, mamma mia. Desert Goomba. No, questi saltano, uffa. Questo non salta invece, vero? Ma porca miseria. Ma perché poi Luigi? Perché proprio Luigi doveva prendere? Non ho capito. Vai! Wow! 65? Allora! Ma poi perché fa tutto quanto questo male? No, no! L'avevo capito che era per Mario, però... Ancora lui. Ma sconfitto. Quanti danni ci vogliono sti due? Luigi? E allora sono scemo io. Come faccio a sapere quando devo saltare e quando no? Non c'era una clou particolare. Forse quando si fa indietro non devo saltare, ma quando non lo fa sì. Come funziona in quel caso? Là c'è solo il tubo che porta sotto e mi porta in una via tutta quanta strana. Andiamo per di qua, che è proprio dove devo arrivare. No, devo saltare. E qua che succede? Rovine e sghignazzo, ingresso per l'ascensore, capienza una persona. Ah, devo venirci con la principessa però. Eh certo, perché sennò che me l'ha detto ha fatto Oddsworth. Ehi, guarda che devi portare Peach con te. Oh cielo. Non mi piace per niente sta faccenda.
Buoni punti esperienza, nemici, eh. Non lo nego. Però qua non c'è niente da fare. Vediamo questo tubo invece dove ci porta. Vabbè, sì, che mi portasse qua sotto era ovvio. Ah, ma è la stessa di prima. È sicuro che ci devo venire con Peach, mi sta a venire il dubbio. Forse devo prendere la via sotto, che non l'avevo preso per niente. Però un po' di livello ci sta sempre bene. Eccolo qui. Poi Luigi, vediamo un po'. Oddio, Luigi, anche lui un punti salute, un altro pochino, eh. Allora, il punto è... c'è qualcosa da fare qui? Devo entrare nello stesso tubo? Addirittura entrare nello stesso tubo? No, sempre qui arrivo. E questo... ah sì, dovevo entrare nello stesso tubo! Vediamo un po' di liberarla. Prego, eh. Hai tutta la mia gratitudine. So, adesso andiamo. Ma non sarebbe molto più sicuro se io prendessi Peach in braccio, tipo? Che significa molte grazie, allora arrivederci? Ma no! Ma che Peach! Devo... questa qui si farà un mucchio di volte. No, 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 ma che? Ma scusa, ma non l'avevo... c'è qualcun altro qui che vuole... no, meno male, allora... Tata, per favore. Thank you. Siamo arrivati? Oh. Da qui non si può più sbagliare, principessa, eh. Ah, oh, che bello. Benvenuti a Todopoli, forza andiamo! Sì, sì, arriviamo al prossimo episodio però, principessa, eh! Wow, quasi quasi preferivo una boss fight! Bene amici, per questo video è tutto! La principessa è stata davvero tosta da recuperare ogni volta, perché ogni volta c'era qualche nemico che non avevo sconfitto e ovviamente palesemente la rubava, anche se in realtà bastava allontanarsi e te la rubavano comunque. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente alla prossima, ciao!